strano. Sono napoletana, giro per il mondo, riconosco i miei fratelli dall'accento. Allora, siamo con Giuseppe Rollo e siamo al ristorante Napolè a Kiev, un ristorante molto rinomato. La storia di Giuseppe è molto 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 bella e l'andremo a raccontare in questo nostro incontro. Adesso noi stiamo aspettando una persona, vero Giuseppe? Stiamo aspettando Nastia, che ci porterà questa pizza che, guarda caso, ha il nome di proprio di Napolè. Cacdela Nastia. Хорошо, perfetto. Oggi, per accettare anche la sfida con Enrico Porzio, hai deciso di fare questa pizza che si chiama appunto Napolè. Sì, questa pizza praticamente ha forma di una bandiera, quindi una bandiera italiana, abbiamo i colori verde, bianco e rossi, e siccome la pizzeria si chiama Napolè, l'ho dedicata a questo ristorante. Quali sono gli ingredienti, Giuseppe? Abbiamo i due ripieni con ricotta, mozzarella e salame da un lato, l'altro lato ricotta, mozzarella e prosciutto cotto. Poi abbiamo una margherita, pezzettino di bianco e poi qua abbiamo la classica rucola e prosciutto crudo. Giuseppe, la tua storia nasce a Barcellona. Siamo a Barcellona, lavori come pizzaiolo in modo stagionale, ad un certo punto il proprietario, mi raccontavi, ti dimezza lo stipendio, ritorni a Napoli e metti un annuncio su internet e ti capita questa occasione, un napoletano che viene in Ucraina, che viene a Kiev. Come ti viene l'idea di mettere questo annuncio e come poi arrivi qui a Kiev? Arrivo qua a Kiev tramite internet, che io cercavo un lavoro all'estero e il mio capo attuale cercava un pizzaiolo napoletano e ci siamo incontrati. Al che lui mi ha fatto vedere questo locale dicendo se si poteva impiantare una pizzeria napoletana, e da lì è partito il Napolè. Infatti noi nelle immagini vediamo anche quella che è una struttura che tu voluto fortemente, no? E la storia è bellissima. Io, come ti dicevo anche nella giornata di ieri, è una bella realtà, è una bella storia di un napoletano che viene qua non soltanto semplicemente a fare il pizzaiolo, ma alla fine a gestire, a scegliere il personale. Sono 7 i pizzaioli che tu hai addestrato, possiamo dire 7, con una cucina con tanti lavoratori. Quindi una realtà che parte da zero, tu prendi questo edificio da zero e insieme naturalmente al proprietario decidi di utilizzare e di richiamare soprattutto quello che è la tua città, che è Napoli. Sì, infatti. Salivo le scale, pensavo che fosse una struttura ancora in rifacimento, invece era voluta, ci sono delle impalcature. Ci puoi raccontare un attimino come nasce, come sorge questa struttura? Perché di solito noi quando camminiamo per Napoli tutte queste strade stanno sempre piene di impalcature e quindi abbiamo preso questa idea e l'abbiamo trasformata in questa scala. In più abbiamo le gigantografie dei re di Napoli. Esatto, abbiamo i nostri re di Napoli, piazza del Plebiscito è famosa per queste statue, per questa storia. Ah, poi il proprietario giustamente venendo a Napoli ha visto molti palazzi con queste finestre chiuse. È stato colpito da questa situazione e ha voluto ricreare in questo ristorante queste mura chiuse. Tu parti appunto come pizzaiolo, dai una mano alla creazione di questa struttura ed è molto bella perché poi dopo alla fine tu adesso gestisci un ristorante, sotto di te hai 7 pizzaioli che tu continui ad addestrare e continui a dare indicazioni. Sì, infatti è guai a perderli di vista. La mattina vengo con i miei assistenti, i miei collaboratori e chi fa una cosa, chi ne fa un'altra e iniziamo questo nostro lavoro la mattina. Io gli faccio l'impasto, loro lo finiscono di stagliare, accendono il forno, facciamo tutta la preparazione dei prodotti e poi iniziamo il lavoro. Io sto là vicino al forno e loro fanno le pizze giustamente perché sono anche più bravi di me. A stendala, sono precisi. La ricercatezza anche nei prodotti è importante. Settimanalmente, Giuseppe, come viene rifornito il ristorante? 2 volte a settimana mi arrivano tutti i prodotti direttamente da Napoli, via aereo. Mi portano salami, prosciutti, farine, pelati e quant'altro. Poi una volta a settimana mi arriva anche la bufala, che mi arriva il lunedì, però noi la consumiamo per un solo giorno, perché lo sappiamo, la mozzarella ci ha durato massimo 2 giorni. Lavoriamo con il menù, abbiamo un menù speciale che riguarda la mozzarella di bufala, abbiamo 2-3 primi piatti con questa bufala e 3-4 tipi di pizza, di cui la margherita, la regina margherita, sarebbe la margherita con una bufala.
Andiamo ad assaggiare questa pizza. Allora, Enrico, abbiamo il nostro amico Giuseppe che ti ha sfidato. Andiamo. Da 2600 chilometri. Enrico, come tu già sai, non può esistere una pizza ucraina o tedesca o americana. La pizza è nata a Napoli. Quindi io ti sfido a fare la pizza alla napoletana. La consistenza dell'impasto è ottima, è sottile anche per soddisfare, dicevi, i gusti appunto degli ucraini, ma c'è un meraviglioso forno a legno fatto da un maestro napoletano. La mia sensazione era quella di essere a Napoli, ciò significa che la pizza è una pizza che è a tutti gli effetti una pizza napoletana, rispetta tutti i parametri, viene cotta in un forno a legno, l'impasto è di ottima qualità, i prodotti sono freschi, si parla di mozzarella, non di derivati o quant'altro, si parla di prosciutto crudo, di salame, si parla di tutti i prodotti freschissimi, parmigiano, eccetera. E l'impressione era quella ieri, mentre mangiavo, per me fuori c'era Mergellina, per me fuori c'era Castel dell'Ovo, per me fuori c'era lo Stato San Paolo, per me c'era Fuori Grotta, ci sono tutte le pizzerie che tutti i napoletani sono abituati a frequentare. Enrico, per vincere questa sfida a questo punto dovrai dare il massimo, perché la pizza di Giuseppe Rollo in Ucraina, secondo il mio modestissimo parere, è una delle migliori pizze che ho assaggiato in Europa. Complimenti Giuseppe Rollo, veramente complimenti. Mi raccontavi anche di una produzione ucraina di fior di latte, c'è un'altra realtà che noi raccontiamo velocemente, quella di un napoletano, di un casertano che addirittura ha aperto un caseificio. Un caseificio qua a 200 km da Kiev e ogni due giorni mi porta lui il fior di latte, molto buono, fresco tutti i giorni. Napoli naturalmente ha anche un altro elemento importante, che è quello appunto di tua moglie Giuseppe. Di cosa si occupa tua moglie, come si chiama e di cosa si occupa? Allora, mia moglie Adelaide Zalzaro, lei anche lei come me qua ha messo il suo, praticamente i primi 5 anni lei badava la cucina e la pasticceria. Poi dopo il quinto anno si è ritirata perché aspettiamo un bambino. E lei adesso sta a casa che mi segue, la saluto, ciao amore mio, ti bacio. La cosa bella, anche tua moglie è stata un'istruttrice, diciamo, per il personale ucraino, ha insegnato a creare dolci, ieri assaggiavamo anche dei dolci che seguono un pochettino le indicazioni, mi raccontavi che tua moglie era molto gelosa delle sue ricette. Infatti. E adesso comunque lei sta male perché non ci sta più e vede che comunque questi dolci hanno preso, diciamo, un'altra direzione, vanno un poco più sul gusto ucraino, perché adesso abbiamo un altro pasticcere che è ucraino e quindi sta direzionando un poco questa pasticceria sui loro gusti. Però ci sono stati i primi momenti qua, pastiere, frolle, babà, cannoli, di tutto e di più. Il ristorante Napolè non è soltanto un'ottima pizza e un ottimo cibo, è anche la ricercatezza nei particolari. Questi tavoli riproducono fedelmente la mappa di Napoli. Vediamo Calata Beverello, Varco Angioino, abbiamo il Castello Nuovo, Teatro Mercadante, ed è molto bello perché è una ricercatezza anche nelle sedi, ogni sede è differente dall'altra, i tavoli sono composti da sede che richiamano il vecchio stile napoletano, delle vecchie case napoletane, qualcosa che ricorda anche un po' la Spagna, quindi una ricercatezza anche nei particolari. Un altro particolare del ristorante Napolè è questa cappella votiva con due candele e una Madonna. So già mai canna africana, sono nata a Milano. Napolitana, so jamaicana, africana, sonata mi.